partita della parità e del rispetto, a conclusione di questa bellissima iniziativa direi buona la prima. Tutto pronto per il fischio d'inizio, in questo istante inizia la gara tra squadra della parità e squadra del rispetto. Oggi abbiamo vissuto insieme a tante compagne e tanti compagni di viaggio un'esperienza direi unica, un'esperienza emozionante che ancora una volta ha dato la rappresentazione plastica di come lo sport, sociale, il nostro sport, e lo sport inteso come diritto di cittadinanza, rappresenti veramente uno strumento, un linguaggio universale per stare insieme, per divertirsi, perché no, per vivere momenti importanti, soprattutto di riflessione. Siamo molto contenti di aver ospitato questa partita e questo evento. Per noi parlare di parità di diritti nello sport è seguire il solco di ciò che facciamo quotidianamente qui tutti i giorni ormai dal 1985. Vogliamo veicolare esattamente questo messaggio: lo sport è sinonimo di diritti, è sinonimo di rispetto, e vogliamo veicolare il messaggio di possibilità di fruizione dello sport da parte di tutti. Oggi ci siamo divertiti appunto in campo, abbiamo visto anche del bel gioco, ma l'occasione era quella di stare insieme per la parità tra generi e ancora una volta per lottare contro ogni discriminazione. Tra l'altro questo appuntamento, che vuole essere proprio un primo evento di un percorso che continuerà a tenere unite le organizzazioni che oggi abbiamo visto al Fulvio Bernardini, sicuramente una squadra che continuerà ad allargarsi, che si allargherà dal calcio ad altre discipline e che vuole diventare proprio, ecco, un contenitore di attività, un contenitore di buone pratiche da mettere a disposizione delle nostre comunità. Per noi è stato un onore aver ospitato questa giornata e questa partita. Speriamo di poterla ospitare di nuovo il prossimo anno insieme a tutti coloro i quali hanno scelto oggi di essere qui al Fulvio Bernardini. Un grande ringraziamento a nome della WISP, a tutte le organizzazioni che hanno lavorato per la buona riuscita di questa iniziativa, e l'appuntamento ovviamente è alle prossime.